Noi abbiamo fatto questa cosa con la speranza che rimanga, che qualcosa rimanga. Di solito questa gente la va franca perché le vittime tacciono. Però stavolta è diverso. Stavolta c'è chi può testimoniare. Mi chiamo Teresa e vorrei essere il tuo avvocato. La cosa inquietante, che si vede anche dalla serie è come queste donne, sia Donatella ovviamente, ma anche poi l'avvocata, siano continuamente guardate dagli altri, che sia il paparazzo oppure uno che sta lì al ristorante, no? Che le osserva mentre mangiano con una collega, ecco. Questa cosa purtroppo negli anni non si è persa, c'è sempre questo sguardo, no? Un po' incombente, che sa un po' di minaccia. Secondo voi, serie come questa possono aiutare lì dove serve, cioè magari nei ragazzi più giovani, a capire che questa cosa non è bella conviverci? Loro magari non la capiscono, no? Ma non è bello conviverci. Ecco, secondo voi può aiutare la vostra serie in questo? Oddio, non so se proprio in questa cosa possa aiutare. Sicuramente è una serie che racconta dal punto di vista femminile, quindi insomma, se la guardano i ragazzi, boh, magari delle cose le capiscono, non so quanto, però insomma, spero di sì. Diciamo che loro poi sono particolarmente esposte per le scelte che fanno. E quindi sono sotto gli occhi di tutti e sono sotto l'attenzione di tutti, proprio perché comunque hanno il coraggio di dire la propria, che per l'epoca non era poi così scontato, e anche oggi comunque non è poi così scontato. Però avere una voce e tirarla fuori ti espone. Sarebbe bello se ci fosse il rispetto degli altri di questa cosa qua, anche soprattutto perché la voce la tiriamo fuori perché stiamo cercando di conquistare dei diritti basilari. E quindi sì, spero che guardandola magari qualcosa capiscano. Il tuo personaggio a un certo punto le viene detto i casi quotidiani, no? Tutti molto simili, non fanno notizia, tristemente. Ci vuole il caso eclatante, che poi è quello del tuo personaggio. Ecco, quanto è triste questa cosa, che purtroppo anche oggi è così. Non è cambiato molto, è cambiato molto dal punto di vista delle leggi, ovviamente, però dal punto di vista dell'opinione pubblica è un po' così. Cioè, le violenze quotidiane, sì, vabbè, poi se c'è il caso eclatante invece se ne parla, ecco. Anche qui quanto è importante ricordare il processo, soprattutto l'aspetto legale, per evitare appunto che i casi quotidiani siano, vabbè, ci stanno, no? No, dovrebbe essere, oh mio Dio, Certo, no? ma io penso che sia molto coraggioso dire questo in una serie. Cioè, quando Tinella Costa Abbassi dice questa cosa e quando dice che serve un caso come il suo per scuotere le coscienze, e poi è veramente quello che è successo, anche dire proprio, raccontare proprio questa cosa qua penso che sia molto coraggioso. Oggi siamo esposti continuamente alla violenza, alla guerra, e il giorno dopo ci siamo probabilmente già dimenticati, quindi non so se anche, sicuramente anche i social hanno la loro parte in causa in tutto questo, no? Perché il giorno prima c'è una cosa, il giorno dopo c'è un'altra. Si è dimenticato quello che è successo, è tutto così pretaporté, via, veloce. Noi abbiamo fatto questa cosa con la speranza che rimanga, che qualcosa rimanga, e che rimanga anche il fatto che all'epoca uno stupro normale non era poi così eclatante, perché serviva una cosa veramente terribile perché la gente finalmente dicesse: ma che sta succedendo? E quindi insomma, spero che questo verrà apprezzato, questo atto di coraggio della scrittura. Tu sei una ragazza giovanissima, quindi per fortuna sei nata in un mondo completamente diverso da quello del 75, e quindi penso, mi immagino che sia stato ancora più difficile, no? Immedesimarti in quella mentalità lì. Ecco, come ci hai lavorato? Innanzitutto, sì, sicuramente ci sono delle differenze, perché ovviamente parliamo di anni diversi.
però io ho trovato tante similitudini, nel senso non ho fatto troppa fatica, perché comunque sì, in modi diversi, però alla fine a volte le cose sono le stesse, nel senso la violenza è sempre la stessa, e quindi non ho fatto molta fatica, devo dire la verità. Poi ovviamente parliamo degli anni 70, quindi il contesto è diverso. E, sì, mi sono ovviamente documentata, ho avuto la possibilità di accedere a video, foto, comunque a una vasta documentazione, quindi poi attraverso questo ho dato vita al personaggio. E invece come avete lavorato tra voi due? Perché la cosa bella della serie è proprio vedere che alla fine non ci pensa nessuno a queste donne, davvero, si devono aiutare tra loro, dal punto di vista ovviamente giuridico, ma poi anche proprio sostenendosi come amiche, tra colleghe, cioè si crea anche un'intesa, no, tra i vostri personaggi, a prescindere dal processo, insomma. Quindi come avete lavorato anche sul costruire questa collaborazione che purtroppo a volte magari non funziona tantissimo, no? Quando invece è proprio lì la forza, a prescindere insomma dal set, anche nella vita. Cioè. Noi siamo state fortunate perché comunque ci siamo prese subito, quindi paradossalmente tutti quei momenti di intimità e di vita, di piccole emozioni, così per noi è stato, cioè almeno per me è stato più semplice che tutto il resto, perché quello veniva totalmente naturale e sicuramente la nostra intesa nella vita poi ci ha permesso di arricchire il rapporto dei due personaggi. Non c'è cosa più terribile che dover fingere una cosa del genere, cioè già noi dobbiamo fingere, facciamo questo di lavoro, non è che dobbiamo fingere delle emozioni, però nel momento in cui il nucleo di certe cose esiste per davvero, perché comunque io veramente mi sono, stavo bene con lei, veramente volevo anche cercare di dargli una mano sul set perché ho un'esperienza diversa e quindi un atteggiamento un po' materno a volte, questo ha aiutato anche, però anche lei comunque lei è sorprendente, perché lei è una grandissima professionista, è una persona intelligentissima, parlo di Ambrosia, e quindi anche lei a me ha aiutato tantissimo. E sicuramente questo ha arricchito il nostro rapporto, poiché è quello che traspare poi nel racconto. Io volevo chiederti, infatti, una cosa che mi ha colpito è che cambi anche un po' il linguaggio del corpo e il modo di guardare tra il prima e il dopo. Cioè, che è una cosa che ho detto, no? Prima sei molto più una ragazza spensierata, no? Con le amiche, dopo cambia tutto e cambia anche durante il processo. Non soltanto le battute, ovviamente, ma anche proprio il modo di guardare, il modo della postura, no? Ti è venuto spontaneo o ci hai lavorato tantissimo, no? Come gli americani che fanno quelle cose? Come hai fatto? No, questo, devo dire la verità, mi hanno aiutato molto i video, per quanto riguarda la postura, come dici tu. Perché, vabbè, sicuramente comunque ci sono arrivata anche un po' io, perché ovviamente c'è un grandissimo distacco, nel senso, spensierata con l'amica, succede quello che succede, poi la tua vita in un giorno, due giorni, cambia radicalmente, cioè non hai più una vita praticamente. E quindi sì, ho unito le cose, nel senso, poi dopo, proprio a livello pratico, invece nei video vedevo come lei era, avuto la possibilità di vedere proprio lei nel tribunale, di vedere come guardava, come parlava, appunto questa sua rabbia, questa sua aggressività e anche serietà. Mm-hmm. Si vede, comunque un bel lavoro, infatti, grazie mille, grazie.